Buongiorno a tutti. È da un bel po' di tempo che non giro una puntata del vlog. Penso siano passati ormai 2 anni da quando mi sono messo in pausa. Oggi è venerdì 7 giugno e invece di registrare la solita puntata di Recenso, mi sono messo un attimo in pausa per quello e ho deciso di mettermi a parlare un po' tu per tu e tornare occasionalmente a fare vlog. Avevo promesso che sarei tornato online con questo tipo di contenuto, però ho voluto e dovuto dare un po' più di spazio ovviamente al canale di Recenso. Per cui se mi state sentendo per la prima volta, vedendo per la prima volta, e siete interessati lettori di libri, fumetti e manga, o anche appassionati di film e telefilm, io vi lascio qui cliccabile a schermo l'iscrizione del canale che appunto gestisco proprio per questo ambito, in questo piccolo settore. Quello che voglio fare invece oggi, senza risultare ovviamente pesante, scocciante e quant'altro, è quello che ho iniziato appunto con i vlog, far vedere piccoli spicchi della mia non tanto esaltante vita, soprattutto far mostrarvi quelle che sono un poco anche gli aspetti del quartiere dove vivo, dove abito attualmente e dove spero di andarmene quanto prima, ma questo lo dico da anni, purtroppo attualmente non mi è possibile. Comunque sia, mi sto aiutando con alcune pagine internet in modo da non dire stupidate, perché quello di cui vi voglio parlare oggi magari si capisce anche dal titolo che ho dato a questo video. È proprio la situazione che ormai si vive a Bagnoli. Non sono un consigliere, non sono attivo in politica, molte cose non le conosco, quindi sotto quel punto di vista lì. Quello di cui tratterò oggi, soprattutto, sperando di non essere lungo, è la visione di un semplice cittadino, quindi nulla di estroso, nulla di particolare. Quindi, giusto per farvi capire come si vive attualmente a Bagnoli. Bagnoli, assieme al quartiere di Fuorigrotta, che è veramente limitrofo, stanno uno appresso all'altro, è la decima municipalità della città di Napoli. Molti, molti anni fa, e questo me lo diceva già mio nonno, a Bagnoli si veniva per fare i bagni, da qui quindi appunto il nome Bagnoli, perché avevamo le discariche delle terme di Agnano, le scariche delle terme di Pozzuoli e quindi ovviamente la gente veniva qui per quello. Prima ancora quindi che questo divenisse quartiere cittadino e residenziale. Subito dopo questo boom turistico, se boom si può definire per l'epoca, stiamo parlando di almeno 70 anni fa, ma proprio da 70 anni indietro, Dopodiché questa zona è diventata, come ben si sa, perché tutti i politici parlano di Bagnoli, come dei tuttologi, soprattutto sotto le elezioni, Bagnoli è entrata a far parte dell'area Italsider, nel senso che ha ospitato sul lungomare di Bagnoli quella che è appunto la fabbrica siderurgica, che per tanti anni ha preso il posto così della vocazione un po' più turistica di questo quartiere per dare vita e lavoro alle persone, dal turismo quindi all'industria. Industria che poi già sappiamo anche per quello che è successo a Taranto, per quello che sta succedendo a Taranto, ha portato qui se ne parla poco, qui siamo più terra dei fuochi, da noi si parla solo di terra dei fuochi, anche se non siamo terra dei fuochi noi, almeno voglio sperare. Ha portato ovviamente tante morti, soprattutto la zona prospiciente, la Little Cedar, quindi quella che attualmente è Bierica Cocchia, e tante altre zone lì vicine, tanta gente si è ammalata proprio di questo. A Bagnoli tantissimi si sono ammalati. Ricordo, però non vorrei dire stupidate, non ricordo se è Chernobyl o proprio per l'Italsider, ma molte persone anziane mi raccontavano che c'erano periodi nei quali non potevano stendere i panni fuori ai balconi e alle finestre perché arrivava questa polvere rossa dell'Italsider
che in pratica distruggeva tutto. Sì, forse era questo perché Chernobyl era più che altro il latte di mucca che non si poteva più bere, proprio per quello che era successo, la nube tossica e quant'altro. Torniamo a noi. Quindi, visto che di Bagnoli non si parla sotto questo aspetto, si parla giustamente per quello che è successo a Taranto dell'Italsider, qui a Bagnoli è successa la stessa cosa e tuttora abbiamo parenti, persone, amici che muoiono per queste malattie, per questi problemi. Quindi nulla di nuovo sotto al cielo, ma nulla è mai stato fatto in tal senso. Abbiamo, e mi riallaccio a quello che vi stavo dicendo prima, una situazione oscena per quello che è la cosiddetta bonifica che vogliono fare del quartiere di Bagnoli, del lungomare di Bagnoli. Una bonifica che non so, penso siano ormai 30 anni che ne stanno parlando. Sono 30 anni che i fondi arrivano e vanno a finire nelle tasche dei soliti. Abbiamo un problema enorme che è questa spiaggia. Io lo ricordo, ero bambino. In quelle bocche dove si diceva usciva l'acqua termale, oggi esce acqua di fogna. E io ricordo da bambino, stavo in acqua, in questo torrentello che si era formato, a ridosso del mare. E vedevo gli escrementi che uscivano e galleggiavano fino a mare. Una cosa schifosissima. E andando sulla spiaggia, infilando i miei piedini all'epoca, piedini sotto la sabbia, ne fuoriuscivano neri per la pece, il catrame, quello che in pratica fuoriusciva ancora dalle sabbie coperte dalle polveri dell'Italsider. Quindi la situazione è questa. È stato detto che è stata fatta una bonifica. Io, per chi ha seguito questi vlog nel passato, ha visto che andavo ogni tanto, quasi tutte le estati, quasi tutti i giorni sul pontile di Bagnoli a camminare, a correre, e lo vedeva benissimo le macchie di olio che ci stavano in acqua e soprattutto i lavori che venivano fatti. È stato detto che la bonifica qui si doveva fare coprendo la sabbia attuale, sporca e contaminata, con dei teli, dei semplicissimi teli di plastica blu, quelli là che si usano nei campeggi in pratica, e su questa sabbia andava poi fatta, su questi teli andava poi fatto un altro versamento di sabbia nuova. Io da ignorante non ne capisco tanto di queste cose e non mi è mai piaciuto questo modo di fare. Magari sono io che sto interpretando male, vi ripeto, non sono un addetto ai lavori. Tutto è possibile, non mi metto nel merito delle cose, vi riporto semplicemente quello che i miei occhi hanno visto. E questa quindi è la situazione di Bagnoli, una situazione che ultimamente si sta aggravando ancora di più. Non dimentichiamoci gli episodi della spazzatura che non veniva raccolta. Avevamo agli angoli di ogni strada, fuori le scuole, addirittura le elementari che abbiamo qua, fuori alle chiese, cumuli e cumuli di spazzatura. Non dimentichiamo le volte in cui la gente esce di galera oppure arrivano le partite di droga e qui veniamo avvisati un po' tutti con i fuochi d'artificio, avvisi che poi vengono anche nascosti ultimamente, questa è mia madre che sta spazzando, ultimamente anche dal fatto che è una moda sparare fuochi d'artificio, per cui ci ritroviamo quasi ogni sera con questi fuochi che di pirotecnico non hanno niente, sono delle vere e proprie esplosioni. Abbiamo un'incidenza incredibile di furti di auto, auto scassinate perché si dovevano prendere le radio oppure altri oggetti all'interno, oppure ruote, copertoni, lasciate le macchine così indecentemente, neanche sui massetti di cemento o di mattoni, ma proprio a terra, perché tanto se si deformano quello che resta delle ruote, allora che gli importa? Batterie di auto rubate proprio a go-go, tutte cose che non vengono sempre dette, tutte cose che il cittadino medio bagnolese è ovviamente costretto a subire. Auto che vengono parcheggiate sulle strisce pedonali che sono quasi 20 anni che non vengono più disegnate sulle strade e ci sono state almeno due rifacimenti del manto stradale, ovviamente sempre sotto le elezioni, tranne le ultime due perché soldi non ce ne sono più. Abbiamo avuto auto che parcheggiano negli angoli e soprattutto negli angoli
che hanno la depressione per far scendere le persone col carrozzino o in carrozzella, quindi inciviltà su inciviltà, perché purtroppo penso che non sia solo una questione di Bagnoli, ma una questione del sud Italia e dell'Italia, una questione umana, possiamo dire così, ma qui è molto accentuata del ti devo mangiare addosso. Io devo vedere il mio interesse, che è di sicuro più importante del tuo, e quindi me ne fotto. Parcheggio dove non devo parcheggiare. Noi abbiamo ad esempio un benedetto passo carraio e puntualmente ci vengono parcheggiate le macchine avanti. Poi se bussiamo perché noi lo paghiamo quel passo carraio, si arrabbiano anche come se fossimo noi dalla parte del torto. Quindi queste sono un po' le problematiche di Bagnoli, ovviamente per non parlare dei furti nelle case. Io lo dico sempre, è un po' un pericolo il fatto che io abbia pubblicato queste vlog qui per Bagnoli, facendo intendere che abito a Bagnoli, ma ragazzi, basta vedere io come vesto e com'è casa mia per capire che non ci sta un euro in questa casa, quindi anche se volessero venire non troverebbero niente, al massimo mi farebbero la colletta a me. Il rischio è sempre quello. Tra l'altro, in questo palazzo hanno rubato anche perché ci sono state le impalcature per i lavori tempo fa, quindi non è la prima volta che succede. E tornando quindi a noi, questo è un po' il quadro di questa Bagnoli, una Bagnoli che politicamente sembra molto attiva perché ci sono molti movimenti dei più svariati colori e delle più svariate direzioni. Una Bagnoli piena di giovani. Noi avevamo tantissimi giovani all'oratorio, giovani che non hanno più spazi, non hanno più modo di esprimersi, non hanno modo di crescere in maniera un po' più sana, un po' più regolare. Non perché siamo noi di chiesa a dire che quello che facciamo noi è l'unico modo di essere e di vivere sani, ma perché sono i dati che lo dicono, l'incidenza tra virgolette camorristica o di bambini, ragazzini sul motorino che vanno a rompere i finestrini delle macchine camminando per strada oppure lanciando le uova, facendo gavettoni fuori le chiese, fuori i supermercati, assalendo la gente nella zona pedonale di Viale Campi Flegrei, che è la parte verso la Cumana di Bagnoli, sono dati e cose sotto gli occhi di tutti, quindi non sto dicendo nulla di nuovo sotto al cielo, però se ne parla poco. Abbiamo avuto da qualche anno la possibilità di avere un gruppo Facebook di Bagnoli, un gruppo nel quale, ovviamente, come giusto che sia, ognuno dice la propria, un gruppo nel quale ognuno crede di avere la soluzione ai problemi, come giusto che sia, siamo in una democrazia. Il problema è che ognuno pensa ai fatti propri, perché come succede per strada, succede in maniera molto più semplice attraverso una tastiera. Il problema di fondo è che si è pronunciato molto, moltissimo a fianco all'egoismo e alla strafottenza un nuovo filone di pensiero, un nuovo modo di vedere le cose. Questo modo di vedere le cose l'ho imparato tramite Sciai di Breaking Italy, viene chiamato benaltrismo, ossia c'è sempre qualcosa di più urgente, di più pericoloso, di più necessario da dover fare a dispetto di altro. Se voi trovate un'emergenza, ma c'è quest'altra cosa che è molto più pericolosa, c'è quest'altra cosa che è molto più importante da controllare, da sviluppare. Questa è una cosa che lede tantissimo sia la cosa pubblica che ovviamente il privato, il cittadino che vive nella cosa pubblica, perché noi non viviamo segregati in casa. Perché dico questo? Perché sono anni ormai che alcuni bagnolesi stanno lottando contro le emissioni assurde di inquinamento acustico prodotto da alcuni locali all'aperto e al chiuso, che appunto se ne infischiano di quelle che sono le leggi sulle emissioni dei decibel per strutture al chiuso e soprattutto per le strutture all'aperto, infischiandosene degli orari, infischiandosene della gestione del traffico, bloccando e congestionando un intero quartiere, costringendolo, a vivere perennemente, in situazioni di pericolo perché non possono arrivare le ambulanze.
abbiamo un commissariato di polizia che la sera chiude i battenti, mette il piantone e non è mai riuscito a intervenire in nessuna delle chiamate che sono state fatte, eppure si trova proprio al centro di quella che è, tra virgolette, la piazza nella quale tutti questi locali gravitano, per cui diventa sempre più difficile per il cittadino avvicinarsi alle istituzioni e farsi sentire da queste, perché abbiamo delle leggi ma non abbiamo chi le fa rispettare. Il problema sta andando a amplificare ora che nella parte alta di Bagnoli, proprio all'ingresso di Bagnoli, la NATO si è trasferito altrove, per cui l'esercito se n'è andato e tutta quella zona di strutture, infrastrutture, parchi, zone verdi, parcheggi e quant'altro, è diventata un po' come il barattolo del miele. Un po' tutti ci devono mettere le mani. Partiamo dal presupposto che chi mi segue lo sa. Io sto cercando di avviare la mia attività, per cui sono il primo che spende un sacco di soldi quando possibile per costruirsi, per andare avanti, per buttare fondamenta, perché appunto ci tengo a quello che faccio. Questo però non significa che lo devo fare mettendo volgarmente, come si suol dire, le palle in testa a qualcun altro. Purtroppo, invece, come vi ho già detto prima, questo è il modo di fare tipico del napoletano, tipico di chi non vuole sentire ragioni se non la propria. Successo questo un paio di anni fa, c'era una piscina lì nella NATO, una piscina che prima era dell'esercito, ora ovviamente non si sa come, non si sa perché, è stata data in appalto a qualcuno che ne ha aperto un'attività e quindi si sentiva la musica tutto il pomeriggio, tutta la sera e soprattutto gran parte della notte. Siamo arrivati quasi a sentire come succedeva per le zone verso il basso di Bagnoli, quindi tutti i locali giù Bagnoli, a sentire musica a non posso. Volumi altissimi, esagerati, mostruosi, e soprattutto dei bassi altissimi, tanto forti da far vibrare le finestre e le pareti di casa. Sì, è assurdo, sì, è impossibile, sembra che di un granellino io sto facendo una cosa eclatante, ragazzi, invece è così, perché purtroppo, quando in linea d'aria i palazzi sono alti o non hanno altri palazzi che si frappongono dalla fonte a chi sente, è ovvio che la cosa si sente ancora più forte. Quello che succede per i palazzi giù Bagnoli, che stanno in quella conca lì, è che quindi sono costretti a subire la gran parte della musica, così succede per chi sta più vicino la NATO. Ma non significa che se giù suonano chi è dall'altro lato di Bagnoli non sente. Io sento tutto, sento e sentivo, ora non riesco più a distinguerli, anche i locali che suonano nella parte più costiera di Pozzuoli, perché purtroppo siamo una conca, si formano dei coni, dei corridoi acustici dove il suono si sente tantissimo. Certo, più ci si allontana, meno si sentono i bassi e quindi meno vibra a casa, ma ora ce l'abbiamo praticamente sparsi un po' ovunque. Il problema quindi, come sto cercando di spiegare, come spero che si possa capire quando scrivo nei gruppi di Facebook, è che il bagnolese non vuole vietare le attività imprenditoriali sul quartiere, non vuole vietare il turismo e soprattutto quello occasionale, quello da sballo, da sturbo, quello che mi deve rincoglionire. Che deve rincoglionire il giovane, che poi non vanno solo i giovani a ballare, quindi non diciamo stupidate. Non vuole che non avvenga questo. Ben venga, perché significa che se alla NATO c'è una serata, le pizzerie a Bagnoli possono rimanere un po' aperte più a lungo la notte, in modo che possano guadagnare perché c'è gente che viene a mangiare. I bar a Bagnoli che stanno sempre chiusi dopo le 10 di sera, i bar, non i bar che poi fanno discoteca fuori, i bar che stanno chiusi possono rimanere un po' più aperti,
diventa anche per loro fonte di guadagno. Tutti quei locali che la mattina stanno aperti e che trovano poi chiusi, che chiudono la sera, potrebbero diventare attrattive, non per dire solo l'Eden e i locali su Via Diocleziano che ti fanno il cornetto anche alle 5 di mattina. Bagnoli è piena di commercianti, quindi significa che è piena di gente che ha voglia di guadagnare. Però, come ho detto all'inizio, c'è sempre qualcuno che deve guadagnare disturbando gli altri. Ultimamente ho scritto su Facebook, noi quando abbiamo fatto le elementari educazione civica abbiamo avuto il primo insegnamento che è stato: la mia libertà finisce quando inizia la libertà altrui. Io non capisco quindi se quali sono i motivi per i quali non si debba rispettare la legge, pur sapendo che Bagnoli ha avuto e ha tuttora, perché si vede, una vocazione turistica, quindi all'intrattenimento. Io non mi metto neanche a discutere su quale tipo di intrattenimento, perché quando vedete i video che faccio, lo vedete qual è il mio intrattenimento. Io leggo, scrivo, disegno, guardo film, quindi non mi metto neanche a parlare di musica, perché io sono fermo alla musica classica, alla musica delle colonne sonore dei film, perché a me quello piace. Per cui non mi metto neanche a parlare di gusti personali. Potete sentire il peggio cantante che è uscito dalle peggio fogne di Napoli o dalle peggio fogne di altre zone, non mi interessa. Potete sentirvi chiunque. De gustibus. Il problema sta nel rispetto degli altri. Come rispetto il gusto altrui, e questa è una cosa che è facilissima da dover fare, un esercizio che vorrei far fare a tutti quanti voi, come si rispetta quello? Si può benissimo rispettare il fatto che la mattina alcune persone si svegliano alle 4 e mezza, alle 5, alle 6 e che quindi la notte vorrebbero dormire. Alcune famiglie vivono con persone malate gravemente in casa. Anziani e bambini o adolescenti gravemente malati, in degenza, sul letto di morte, che quindi la notte vorrebbero dormire, vorrebbero riposare dopo una giornata nella quale sono stati dietro a queste persone. Hanno lavorato, si sono spaccati la schiena. Il lavoro ha la sua dignità, qualunque lavoro sia, quindi che tu stai in ufficio oppure organizzando un'attività ludica del genere, il lavoro è lavoro. Per cui, come l'impiegato ha bisogno di andare a riposare, di dormire, così anche la persona che dopo la serata, la nottata in discoteca, a lavorare, non a ballare, ha diritto al riposo. Io non capisco perché sta crescendo e sta nascendo in tanti di noi l'idea che questo portasoldi porta ricchezza al quartiere, allora io posso essere costretto a non dormire la notte, posso avere macchine che squillano col clacson perché si forma il traffico tutta la notte, gente che urla qui sotto, è successo proprio stanotte, gente che è passata con la macchina urlando come se la stessero stuprando. E invece sono solo dei deficienti che passano e devono urlare alle 4 e mezza di mattina e quant'altro. Io non sono contro la crescita imprenditoriale, mettiamola anche culturale, perché non sono nessuno per giudicare i gusti altrui. La cultura non la facciamo noi al momento, noi la costruiamo e poi a posteriori si vede quello che è bene e quello che è male. Anche se ci vorrebbe una visione un po' più oculata, perché vedere intere generazioni di ragazzi a buttare una serata intera, una notte intera e una mattinata intera in discoteca, perché tanto poi c'hanno mamma e papà che lavorano e quindi fanno i mantenuti e quindi si possono permettere di dormire fino alle 6 di sera, dalle 5-6 che sono tornati del mattino e quindi dormono la mattina e vivono la notte. Io non so quanto sia positiva questa cosa, perché cultura significa anche questo: non stiamo costruendo delle generazioni, non stiamo formando delle generazioni capaci di distinguere quello che è bene per loro e quello che è male, perché poi tutto questo non è una tantum,
oppure una volta ogni fine settimana o una volta al mese, ma in estate diventa l'ordine del giorno. Quindi io questo è il problema che non riesco a capire. Io non mi lamento del fatto che ci sono i locali che hanno la musica, i locali che vendono l'alcolico, i locali che fanno il concerto. Ho passato io la serata a leggere i commenti di gente su Facebook che è andata a vedere questa cosa per capire alla Nato cosa stava succedendo. In pratica, alla Nato, io non so per quale mentalità hanno messo il palco in direzione con le casse direzionate verso il quartiere. È una cosa, non lo so, stupidissima, ma veramente da deficienti fare una cosa del genere. Perché forse magari il terreno era inclinato in una maniera che non permetteva il contrario. Ma tu così mi butti la musica addosso tutto il santo giorno. È vero, hanno finito a mezzanotte. Ragazzi, chiunque voi siate che avete gestito questa cosa, che vi chiamate ex Nato e tutto il resto, il fatto che abbiate finito a mezzanotte non solo vi fa onore e quindi vi si ringrazia per questa delicatezza, perché forse siete stati gli unici attualmente che fanno questa, tengono d'occhio su questa piccolezza che è una grandezza, il fatto che a mezzanotte all'aperto si sta in silenzio. Ma perché non è stato buttato la musica dall'altro lato? Altro lato che sostanzialmente io penso non venga fatto perché ci sta l'Accademia Aeronautica e quindi lì non si possono rompere le scatole e quindi è più facile buttarla verso il quartiere, tanto il quartiere chi se ne fotte? E allora io ricordo quando andavo, e perché ce lo si poteva permettere all'epoca in vacanza in roulotte nei campeggi, la cosa viveva uguale, funzionava uguale. Arrivata una certa ora, a mezzanotte, silenzio. È zona turistica. Il campeggio è prettamente zona turistica. Si va lì per divertirsi, svagarsi e riposare. E allora, perché in un campeggio questa regola viene rispettata? La musica ad altissimo volume ci sta, ma gli orari del riposo pomeridiano e del riposo notturno venivano rispettati? Sì, però tu lì paghi il mensile, ma perché noi qui non paghiamo le tasse? Noi qui non paghiamo i padroni di casa? Non paghiamo le bollette? Non paghiamo la TARES, la TARSU, come caspita si chiamano? E allora perché fare queste distinzioni? Se le regole funzionano in un'attività privata come i campeggi, perché non dovrebbero funzionare anche sul suolo pubblico quando si devono disturbare poi i privati cittadini? Allora io ripeto, non voglio essere una di quelle persone che vuole Bagnoli, perché io non penso che ci siano, che vuole Bagnoli chiusa, ghettizzata e tutto il resto, vuota di qualunque attività, anche perché non è vero che Bagnoli non ha attività. Abbiamo il Bagnoli Jazz Festival, che se non sbaglio viene fatto una volta all'anno e sono 2 sere se non sbaglio e a mezzanotte finiscono. Ci sono le feste patronali, su questo non metto bocca perché a me non piacciono, le eviterei, però le processioni religiose a una certa ora stanno zitte pure loro. Vivere di soprusi, vivere pensando di avere più diritto dell'altro, non fa bene, soprattutto se si è imprenditori, soprattutto se si vuole costruire un qualcosa. È vero, l'imprenditore non se ne fa niente magari del bacino di utenza di Bagnoli, perché siamo pochi. Però non significa che poi non si debba rispettare il quartiere. Magari sono gli stessi imprenditori che non ci vivono proprio più nel quartiere, perché sanno che facciamo schifo, per come ci siamo ridotti. Allora, prima che si inizi a fare la solita raccolta di firme da portare in polizia, poi in questura e poi chissà dove, perché succederà, perché è ovvio che succeda, come è successo per le attività giù Bagnoli, succederà anche per questa sicuro,
cerchiamo di trovare di nuovo quel minimo di rispetto del quieto vivere. Io non dico rispettate le leggi, che dovrebbe essere il minimo in una società civilizzata, ma almeno il quieto vivere, il saper campare. Anche perché le attività che si stanno pensando per la Nato, attività familiari, con cinema all'aperto, per i bambini, possono essere il punto veramente di svolta per questo quartiere, un quartiere che ha una municipalità che non conta niente, un quartiere che viene messo sotto i riflettori, come ho detto all'inizio, solo durante le campagne elettorali, un quartiere che viene sfruttato sempre e solo dalle stesse persone, sempre e solo per le stesse tematiche. E quindi, non lo so, di sicuro questa situazione è un po' ovunque a Napoli, un po' ovunque in tutte le zone dove appunto questo tipo di turismo sta prendendo piede, ma ci vuole veramente poco perché le cose funzionino, i guadagni ci siano. E il rispetto venga comunque mantenuto. Non so, ditemi voi, io penso che forse inizierò a ripetermi, sono già più di 30 minuti che sto parlando, e ditemi la vostra qui sotto nei commenti, magari ricomincerò a fare video su questo canale proprio pensando a voler raccontare la mia città, che era un po' quello che volevo fare all'inizio. Però non mi voglio inimicare nessuno perché io sono figlio di questo quartiere, ci sono nato, ci sto crescendo, non mi piace vederlo pieno di buche, pieno di siringhe, pieno di gente che deve mangiare in testa agli altri, per non dire peggio. Non so, ditemi voi la vostra, io sono molto democratico, ma voglio rispetto, per cui il primo commento sbagliato che leggo non rispondo nemmeno, cancello e blocco l'account della persona in modo che si capisca che il dialogo e il confronto vanno di pari passo con il rispetto. È inutile prendersi a parole. Io leggo e ascolto, quindi non c'è bisogno di prendermi a parole per far capire l'altro punto di vista. Abbiamo tutti quanti un'età. Cerchiamo di utilizzare i nostri capelli bianchi per un qualcosa di più costruttivo, anche perché ci saranno i nostri figli un domani qua. E se il quartiere vuole tornare a essere un quartiere veramente turistico, veramente che sa accogliere com'è la sua storia, basta veramente poco, magari partendo anche proprio da una bella bonifica e riqualifica del nostro mare, lì altro che turismo, veramente camperemo di rendita. Quindi siamo furbi. Non strafottenti, non stronzi menefreghisti, furbi. Ok? Il video si è bloccato a un certo punto, quindi spero non sia saltato nulla. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che se volete potete iscrivervi non tanto a questo canale, ma se volete fatelo, ma sul canale di Recenzo, al quale tengo veramente tanto perché ci sto buttando tutto me stesso dentro, e noi ci vediamo alla prossima. Tanto io già lo so che mo mi fermano per strada e mi intofano di mazzate. Picchiate me, ma non la mia famiglia. Alla prossima, lunga vita e prosperità.